Ciao ragazzi, benvenuti al tutorial per il Quest 2 più Assetto Corsa. Se con il competizione ci eravamo usciti facili con impostazioni grafiche o AIG VR o Epic VR per chi ha un computer molto prestante, qui la cosa è molto, ma molto più lunga. Allora, perché ci sono un miliardo di impostazioni da toccare. Comunque cercherò di dire tutto. Ricordo che ho un i7-8700, una RTX 2070 Super. Diciamo anche che qui ho voluto fare con l'MSI Afterburner un overclock, quello automatico che va a gestire tutte le impostazioni da solo di qui, che non ti fa guadagnare chissà che 5-6 fps, però magari se uno sta a 75 giusto giusto arriva a 80 stabili. Poi per quanto riguarda il Quest 2, l'impostazione grafica sempre che io consiglio e preferisco è questa qua. Gli hertz dipendono dal computer che avete, ovviamente, però per quanto riguarda la nitidezza, 4008x2004 va benissimo, si vede molto molto chiaro. Andare oltre si vede ancora meglio, ma ovviamente poi ci vuole il computer della NASA. E questo l'abbiamo detto. Poi c'è l'Oculus Tray Tool, lo si scarica. È importante la versione perché molti di voi mi hanno chiesto: ma io ho un solo valore qui nel FOV Multiplier perché è vecchio. Allora, quella che ho io è la 0877,3. Allora, cosa facciamo? Andiamo a ridurre il FOV con questi valori, che alleggerisce, diciamo, il lavoro grafico del visore di quel po' che vi permette di aumentare di FPS, di grafica, di valori, di tutto. Diciamo che con questo valore 0,85-0,60 ho un effetto leggero casco in basso e in alto e basta, però ci guadagno tanto. Se vado già a 0,70 di orizzontale, quasi spariscono le strisce e dipende se avete il distanziatore per gli occhiali, dall'IPD, da un sacco di cose, perché anche qui molti di voi mi hanno detto: ma io non vedo pieno, io vedo i bordi, vedo questo, vedo quell'altro. Dipende da tutte queste cose. La cosa ancora meglio di cui mi sento di parlarvi è Quest Link. C'è il preset. Come vedete qui io l'ho trovato, penso che ognuno trovi quello per la sua scheda, RTX 2070 più. E ho finito di sbattermi con tutti questi valori, il bitrate, la resolution, bla 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 bla. Se la vede lui. Da che ho impostato questi, molte cose, per esempio automobilista 2, che non devi stare lì a impazzire, a far prend e va bellissimo, tutto in automatico, fluido, a cannone, eccetera. Andiamo avanti, apriamo il Content Manager. Ovviamente parliamo di Assetto Corsa con la CSP, la SOL, non della base, che altrimenti maxi tutto e vai. Allora, impostazioni. Impostazioni di Assetto Corsa. Video, ovviamente, quelle che ci interessano. Io ce l'ho 80 e come vedete 79,7. Non da solo in pratica, ma online a Shutoko, che insomma è un bel lavorone. Allora, modalità rendering, vabbè, Oculus Rift, lo schermo è relativo, fissa risoluzione automaticamente, questo lo metto a 80 fisso e andiamo alla qualità. Qui ho messo 4x MSA e anisotropico 8x, ero partito da 16. Ma si mangia qualcosa come 10 fps e non c'è questo effetto wow, come si vede bene. Anzi, la differenza quasi non l'ho notata. Dettagli mondo alto e poi dobbiamo iniziare a rinunciare se vogliamo la fluidità, quindi fisso, bello, stabile. Altrimenti, se vogliamo che faccia su e giù tra 45, 80, 90 e 120, possiamo accendere di tutto. Allora, risoluzione ombre l'ho spento, tanto di vedere le ombre a me sinceramente non interessa. Il fumo minimo, perché non è che sto lì a guardare lo specchietto. Oh, guarda quanto fumo sto facendo. No, non ci interessa. Risoluzione riflessi mangia molto, molto, e quindi l'ho spento. Filtro, qua vabbè, si apre un altro mondo.
l'ho lasciato di default perché anche qui iniziamo a mettere Horizon, Shade e altro. Mangiamo, mangiamo e mangiamo. Poi facciamo qualità, ovviamente abilitiamo gli effetti post processing. Qualità generale medio, bagliore medio, profondità di campo alto, se no si vede il palazzo che si costruisce mentre ci arriviamo. E non mi piace. Di qui ho messo solo i raggi solari. Specchietti. Bassa, perché comunque per me che faccio campionati, eccetera, lo specchietto mi serve per vedere dove sta l'avversario, non quanto è bello il faro dell'avversario. Questo sempre per avere fluidità, eh? Poi se parliamo di qualità sono altre le impostazioni. Qui abbiamo già concluso. Pixel density 1, perché l'abbiamo sparato a 4008x2004, questo è un moltiplicatore del moltiplicatore, non serve a niente. Allora andiamo adesso alla cosa più difficile, impostazioni, custom shader patch, che la maledetta. Allora, per quanto riguarda la versione, c'ho la 1.70, ho la 1.77, poi ovviamente attiva, qui è tutto di default, non ho toccato nulla. Qui ci sarebbero tante cose da poter accendere. Ma ripeto, se vogliamo la fluidità ci dobbiamo rinunciare. Quindi parliamo solo di quelle che abbiamo acceso. Allora, questo qui è importante, graphic adjustment. Perché? Perché praticamente, oltre a farvi vedere ripetuto sul monitor, e quindi se vuoi fare uno stream o qualcosa, il gioco, la sessione, perché se lo spengo, non so perché, almeno a me, sparisce, lo schermo diventa nero. Con la CSP attiva, con la CSP disattiva invece si vede. È importante perché tramite questo valore qui, di cui andiamo a parlare tra poco, ho eliminato un tremolio fastidiosissimo che c'è in alcune piste moddate. Perché sulle piste originali va tutto bene, ma se te ne vai su una pista moddata che sia Pacific Coast, Shutoku Revival Project, tutte quelle open world, insomma, chi più ne ha più ne metta, si vede un tremolio proprio di tutto, della macchina, delle luci, tutto. E ovviamente uno dice che schifo, non ne vale la pena. Allora, l'attiviamo. Poi AMD Fidelity Super Resolution, l'attiviamo. Qualità, performance 50, si vedrà bene lo stesso, fidatevi, perché tanto l'abbiamo sparato il visore a 4008. Perché già se vado sopra di un gradino inizia ad avere dei saliscendi di FPS e mi dà fastidio. Dopodiché, qui ho lasciato tutto come stava. E qua, questo è importante, perché è questo anti-aliasing che, come nel competizione, se mettiamo anziché temporale alto, l'FSR, come si chiamano, quelli là, eccetera, più bassi, inizia a tremolare tutto anche lì, se avete notato. Invece con temporale alto funziona. Quello che funziona qui è questo, cioè il più vecchio, l'SMA 2013 con qualità alta, e smette di tremare tutto a chi ha questo difetto come me. Poi Lightning FX, vabbè, è tutto già così originale. C'era il discorso del brightness al 300%, ma l'hanno eliminato con le nuove versioni, va automaticamente al 100% da solo, altrimenti al posto delle luci riflesse sulle macchine vedete dei lampioni. Dopodiché ho attivato questo Smart Mirror. Perché? Perché se vado a mettere Real Mirror, praticamente sarà un'esperienza ancora più reale, in quanto ti dà il riflesso all'interno della macchina, sia di te stesso se ti affacci al casco, sia quando guardi lo specchietto. Non vedrai la strada che stai nella Porsche Cup, vedrai la strada oltre i tubi che ci sono del telaio all'interno rinforzati. Così in una Ferrari vedi bello dietro il vetro che scende, insomma, più reale, solo che modo lo sto trovando. Realmir, doccacchio, eccolo, Realmir, questo qua, lo attiviamo. E se la vede lui. Dopodiché, che altro abbiamo fatto? Le ruote, vabbè, questo lo voglio, mi piace, Tire FX si può tenere. Track Adjustment ce l'ho attivo pure perché mi sistema alcune cosine in dettaglio che mi piacciono.
Mod Twix VR, che è tutto originale, però l'ho attivato perché va un po' meglio così. Va un po' meglio. Allora, vediamo se mi sono scordato qualcosa. Ci sono tanti valori qua. Postazioni. No, vabbè, la cosa principale è questa. Andiamo a fare un giro. Adesso sto registrando, spero che vada comunque bene. Entriamo online qua, ci prendiamo la prima che capita. Con questa vai. E vediamo come va. Ok, siamo dentro. Immagine non trema, questa è la prima cosa. Spegniamo tutto sto casino. Questo è il discorso dello specchietto che vi facevo. Come vedete, sto deficiente, mi lascia in pace. Si vede l'interno della macchina, si vede anche quando io mi affaccio, e così uguale per quelli laterali. Si vede il retro della macchina. Me ne dà 39 di fps, ma perché stiamo registrando. Se spengo la registrazione schizza 80 ovviamente, e nel visore ce ne ho comunque 80, solo che voi vedete lo schermo. Con quell'SMA del 2013 anche i lampioni, qualcuno di prova avrà notato che si piegavano quando ci passavi vicino. Non lo fanno più, non so perché, però è così. Comunque così è molto piacevole. Va bene.
Va bene ragazzi, questi video io li faccio per dare una mano a chi sta lì come me a impazzire dalla mattina alla sera, dici come cacchio devo fare per farlo andare. Tutto qui. Seguitelo passo passo. Niente, qua mi è uscito comunque 41 quello dello schermo, però sono 80, almeno per me. Poi ovviamente chi ha una 30, 80, 90, 30, 70 può accendere qualcosa in più, può alzare qualcosa, però così diciamo che già per me almeno va bene. Chi poi ha il mio stesso sistema si trova alla grande. Ok, ciao ciao.